Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo qui alle 14 di lunedì con l'appuntamento, il secondo episodio di Diventa un Mito col nostro Pinco Pallino. Ragazzi, dopo l'ultimo episodio, non so se vi ricordate, Leo Messi ha vinto il giocatore dell'anno. Noi oggi abbiamo gli scontri contro Avellino e Bari. Noi vi ricordo che siamo nel Benevento, solo che qui i nomi non sono quelli reali. Qui era l'ultima partita contro il Pisa, che abbiamo fatto 0-0. Comunque ragazzi, ora avanziamo. Allora, eccoci qui. Vice allenatore, oggi sei tra i titolari. Fai del tuo meglio, in bocca al lupo. Ragazzi, oggi si parte subito, fin dall'inizio. Cercherò di giocare tutta la partita col nostro Pinco. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ecco qui ragazzi gli schieramenti. Come vedete abbiamo la nostra formazione con Piscitelli, Matera, Lucioni, Padella, De Falco, Vitiello, Pinco Pallino 99. Sono stato messo, mi sta a centrocampo, anche se sono punta, non lo so. Poi Melara, Campagnacci, Mazzio e Marotta. Ok ragazzi, andiamo nel primo match del giorno. Ed eccoci qui ragazzi, pronti al nostro debutto sotto la pioggia, tra l'altro. Vedete come piove. È iniziata la partita ragazzi. Ecco Pinco Pallino subito in campo. Ragazzi, fatemi sapere se vi piace questa telecamera o se volete che cambio. Cerca spazio. Attenzione qui, subito l'Avellino. Pericolosissimo l'Avellino. Incredibile ragazzi, subito l'Avellino ha sferrato il gol. Scusate la tosse ragazzi. Guardate qui il tiro fuori. Attenzione, il portiere ce l'ha lanciata verso, no, verso il nostro compagno. Facciamoci subito vedere ragazzi. Dammi palla testa di cazzo. Ma perché non mi dai palla? Sto libero lì. Vediamo se ci... Guardami. Attenzione qua, guardate Pinco subito. Prova il contrasto fisico, non è riuscito. Attenzione all'Avellino, la parata del portiere. Miracolo. Passa testa. Testa di minchia, passamela. Attenzione ancora all'Avellino, che è pericolo. Ragazzi, sta attaccando solo l'Avellino. Noi siamo stati messi a centrocampo e siamo punta, cioè d'area di rigore. Eccoci qui, guardateci. Siamo al limite dell'area. Questo è libero, totalmente solo. Pinco va a disturbare. Cross ancora dentro, ancora Pinco. Prova a uscire, pallone che rimane lì, pallone che viene spazzato via. Stavolta siamo stati molto molto utili. Attenzione qui Pinco, che recupera la palla Pinco. Pinco se ne va da solo. Pinco ancora. Pinco, facciamoli provare il tiro dalla distanza. Ragazzi, primo tiro è stato il nostro, anche se da molto molto lontano, però almeno abbiamo tirato. Attenzione, ridalla. E finisce un primo tempo ragazzi avaro di emozioni. L'Avellino ha giocato meglio, abbiamo avuto poche occasioni, i compagni mi passano pochissimo palla anche quando sono libero. L'unico tiro mi sa che l'ho fatto proprio Pinco Pallino per la nostra squadra. E infatti guardate ragazzi, Benevento un solo tiro è stato il mio e basta. Spero nel secondo tempo di rimanere in campo e cercare di fare almeno il primo gol di Pinco Pallino con il Benevento. Pallone dato dentro molto bene da Pinco, che fa avviare l'azione. Guardami. Tiro, c'è il gol. Non ha segnato Pinco ragazzi, però abbiamo segnato. Questo è l'importante, cioè sarebbe stato meglio segnare noi con Pinco. Comunque ragazzi, siamo in vantaggio con Campagnacci. Questa è l'azione vista da un'altra prospettiva. Guardate qui l'azione comunque la creata io con il passaggio. Guardate qua, bellissimo gol, 1-0 per il Benevento. Infatti ragazzi, ecco qui, hai segnato un cross. Guardate Pinco che recupera palla. Grande Pinco, ancora Pinco se ne va. Pinco è solo, Pinco tackle duro, non ha dato fallo, era sul pallone effettivamente. Attenzione all'Avellino ora. Il colpo di testa, c'è il pareggio immediato ragazzi. Avellino subito ci raggiunge con il pareggio. Disattenzione qua difensiva. Guardate qua. Peccato ragazzi. Guardate qui, lasciato totalmente solo, uno pari. Stavano festeggiando il gol. Ecco qua Pinco, grande dribbling di Pinco, poi viene fermato. Attenzione qua, dai palla. No, ma perché non mi passate palla? Santo Dio, attenzione, cross dentro. Ancora qui, il tiro rimpallato. Non mi è arrivata palla ragazzi, ero pronto a tirare. Cross dentro, messa la palla fuori. Anticipato il mio compagno, ero solo, porca miseria. Ero totalmente solo ragazzi, così non va però.
E qua ragazzi vengo sostituito. Ero totalmente fuori posizione, ho giocato a centrocampo. Vediamo come va a finire la partita. Vi faccio vedere sulle azioni salienti. Attenzione qui. Attenzione, il tiro dalla distanza parata. Ragazzi, non è successo più nulla da quando siamo usciti. Questo è il primo tiro. Vedete, anche finito il tempo di recupero e la partita finisce 1-1. Queste sono le statistiche finali. Ragazzi, abbiamo preso 5.5 con Pinco Pallino. Ma vedete, giocavamo a centrocampo, quando Pinco Pallino è una punta. Quindi eravamo totalmente fuori posizione. Ok ragazzi, andiamo avanti con la modalità diventa un mito. Eccoci qui ragazzi, questa è la classifica. Vedete, abbiamo 5 punti. La prima, che è il Bari, è a 9. Quindi siamo a 4 punti dalla vetta. Metà classifica, insomma, non è male. Ok ragazzi, allora la partita contro il Bari è valida per la Coppa Italia, non per il campionato. E qui oggi sei tra i titolari. Quindi ragazzi, partiamo di nuovo titolari. Speriamo di riuscire a fare almeno un gol in questa partita. Ok ragazzi, eccoci qui e siamo nuovamente a centrocampo. Non capisco perché, essendo un opportunista, mi mettono fuori posizione. Però l'importante è che almeno giochiamo. Ok ragazzi, andiamo nel match. Eccoci qui ragazzi, partita di Coppa Italia, come vedete di sopra, contro il Bari, sta per avere inizio. Ok ragazzi, si inizia. Subito Pinco. Devo stare attento ragazzi anche a non farlo stancare troppo. Passa, passa, guardami. Ragazzi, vado in aria. Vediamo, attenzione. Ho provato lo stacco anticipato. Ho provato lo stacco, ma sono stato anticipato. Attenzione qua, il Benevento. Prova il cross, messo fuori. Attenzione qua, Pinco che va, recupero palla, Pinco. Grande Pinco ancora. Attenzione qua, cross dentro del Bari, messa fuori la palla, attenzione a Pinco. Palla per Pinco, che se ne va. Pinco, può avanzare Pinco. Non ha dato fallo, non ci credo. Non mi ha dato fallo. Era una gomitata sul viso, ragazzi. C'era fallissimo quello, non fallo. Attenzione qua, ce ne possiamo andare. Chiamiamo palla. Pallone dentro. Pallone messo dentro, Pinco, non c'è arrivo. La sforbiciata del nostro compagno, di pochissimo fuori, ragazzi. Quasi Eurogol di Sissé. Rivediamo. Grande Sissé, ragazzi, bellissima. Guardate quel cross, io stavo scattando. Guardate Sissé, sforbiciata fuori di pochissimo. Finisce il primo tempo, ragazzi. Non ho fatto nulla, sto comunque a centrocampo. Però penso che la sufficienza, almeno me la sto meritando. Vediamo come va il secondo tempo. Attenzione qua, punizione! Miracolo di Guarna, ragazzi, che punizione il nostro compagno di squadra. Attenzione qua, cross dentro, miracolo del portiere. Pallone messo fuori. Si metto anche io in aria a dare una mano. Mi sa che qua i miei compagni di squadra alle volte. Infatti, guardate che ha spazzato via Pinco. Attenzione qua. Attenzione a Pinco che ha tolto benissimo palla. Cioè, mi hanno messo a centrocampo. Attenzione qua, Pinco, vedete nel frattempo che lotta e vince di testa sul contrasto. E guardate qua ragazzi, che filtrante. Che filtrante ragazzi, totalmente ad aprire il gioco dall'altra parte. Attenzione qua Pinco. Fallo a palla lontana ragazzi, fallo a palla lontana su Pinco. Attenzione qua al Benevento. Possiamo tirare il pallone che rimane lì. Vediamo, nulla da fare ragazzi. Comunque c'è stato un fallo a palla lontana su Pinco. Una gomitata, un qualcosa del genere, gli è stato dato sopra al naso, sopra la faccia, ragazzi. Azione, palla che rimane lì. Vediamo Pinco. Ancora palla, dammi qua. Cross dentro. C'è il gol! C'è il gol, ragazzi! Al proprio 90esimo, Marotta ci ha portato in vantaggio. Adesso ci dovrebbe dare la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia. E guardate Pinco con gli altri che giustamente vanno a festeggiare, ragazzi. Grandissimo gol al 90esimo. Guardate qui, guardate Pinco. Non riesce, però guardate nel nostro centrocampo recupera. Cross. Guardate Marotta, grande colpo di testa, 1-0. Attenzione qua, colpo di testa del Bari fuori. E finisce la partita, ragazzi. Abbiamo passato il primo turno di Coppa Italia contro il Bari. Pinco non ha segnato, ma vi ricordo, è fuori posizione. Ma comunque abbiamo giocato, secondo me, una buona partita. E soprattutto ci siamo qualificati. Prossimo turno di Coppa Italia. Guardate qui, ragazzi, 3 tiri noi, 2 il Bari. È stata una partita avarissima di tiri. Allora, vediamo noi dove stiamo. Pinco Pallino, ragazzi, abbiamo avuto, sì, la sufficienza. Ho detto, ho fatto una buona partita da il 6 e secondo me è un voto giusto. Però ragazzi, vi ricordo, sto giocando totalmente fuori posizione. Ok ragazzi, allora questa è la prossima partita che vedremo nel prossimo episodio. In realtà mi sono sbagliato, qui la Coppa Italia è andata e ritorno, quindi abbiamo vinto l'andata, ora ci sarà il ritorno contro il Bari. E come leggete io partirò dalla
panchina. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, a commentare, ditemi come vi sta sembrando questo Diventa un Mito, se avete consigli da darmi per migliorare, se qualcuno di voi può spiegarmi come mai, nonostante io sia una punta centrale, incontrista, parto, cioè sto giocando a centrocampo. Qui sotto come sempre trovate tutte le mie pagine, Facebook, Instagram, eccetera eccetera, quindi passate anche da lì. Noi ci vediamo fra venerdì alle 14 con il terzo episodio di Diventa un Mito. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!